ognuno di noi, se ha un'autostima bassa, non è felice. Quindi se tu fai qualcosa per far alzare questa autostima, gli occhi brillano e quindi rivedi la gioia in quella persona. In più, la cosa più bella è quando viene qualche ragazzo e ci viene in vista qualche corsista e magari si viene a mangiare la pizza con la fidanzatina, gli dice: lo sai, sto lavorando. Quindi una grande emozione per me, no? Che ragazzi che sono stati a Londra hanno sofferto una settimana a piangere, poi sono tornati e oggi sta lavorando. Quindi per me è una grande soddisfazione. Sono cose vere, in ogni cosa cerchiamo la verità, in ogni cosa. Quindi, se troviamo 10 euro a terra, ci diciamo, ma vuoi essere falso. Quindi, in ogni persona che noi troviamo davanti a noi, ci chiediamo se questa persona è vera o falsa. Quindi, il mio obiettivo è quello di trasmettere la verità agli altri. Non serve a niente. Il business, ma che fai la pizza però? Ma che fai la pizza? Però tu il circuito qual è? Il cliente entra, ti paga, tu hai fatto la pizza, poi torni a casa, è una nostra soddisfazione, perché hai fatto la pizza, non penso a niente. Se non lanci messaggi nel sociale, se non lasci un buon ricordo di te, quindi dei pensieri automatici positivi verso la tua persona. Quindi l'insoddisfazione sulla terra è altissima, quindi se non ami il tuo prossimo non puoi ricevere amore. E quindi quando vai, ritorni a casa, se non ami non riesci a prendere sonno la notte. Quindi il nostro obiettivo non è più vendere la pizza, ma creare il posto al sicuro, cioè la mia azienda di riferimento dove si traspare la verità. Quindi questo è il nostro obiettivo, dare un segnale agli altri, soprattutto di speranza, di una piccola lucina, perché poi è normale, i corsi li fanno tutti, pure in una settimana si prendono 1000 euro, e poi l'insoddisfazione, sei soddisfatto di questo corso? No, e ti danno 1000 euro. Quindi c'è la foto che scelgo, infatti mi sono stato 1000 euro. Che pizza, allora